Ciao e ben trovato sul canale Il Segreto del Samadhi. Un argomento sempre molto delicato sono le problematiche che ognuno ha e i mezzi che si usano per fronteggiarle. Grazie a questo racconto imparerai a vivere felicemente. C'era una volta un uomo perennemente tormentato dai problemi e insoddisfatto della sua vita. Un giorno, sapendo che un maestro zen avrebbe soggiornato nel suo villaggio, decise di incontrarlo per chiedere aiuto. «Oh saggio, sono molto infelice. Sono circondato da difficoltà tutto il tempo, dalla salute al lavoro alla famiglia. Per favore, suggeriscimi un modo per risolverle tutte e vivere una vita serena». Il monaco sorrise e disse: «Caro amico, ti darò una soluzione domattina, ma intanto posso chiederti un piccolo favore? Un ricco mercante di questa città mi ha regalato 100 cammelli e li sto portando con me. Vorrei che questa notte te ne prendessi cura. Quando tutti loro saranno seduti, allora potrai andare a dormire». La mattina successiva, il maestro andò dall'uomo e domandò: «Hai riposato bene stanotte?» Lui rispose tristemente: «Non sono riuscito a chiudere occhio. Ho provato, ma non sono riuscito a far sedere tutti i cammelli nello stesso momento. Alcuni lo hanno fatto da soli. Molti hanno ubbidito dopo molti miei sforzi. Altri sono sempre rimasti in piedi o si sono rialzati». Il monaco sorrise e spiegò: «I problemi della vita sono proprio come i cammelli. Alcuni si risolvono da soli, altri grazie agli sforzi, mentre certi rimarranno senza soluzione. O magari con il tempo ne verrai a capo al momento giusto. Ieri sera hai sperimentato che non importa quanto ti impegni, non si possono far sedere tutti i cammelli contemporaneamente. Ci sono difficoltà grandi e piccole, ma bisogna imparare a tenerle da parte e continuare a vivere. Il vero scopo della tua vita deve essere imparare a crescere. Puoi pensare che la felicità si provi solo quando va tutto bene, ma è difficile che l'esistenza sia priva di ostacoli, quindi impara a godertela anche quando li affronti». Con questa storia, Buddha ti insegna che non si può aspettare il momento perfetto per cominciare ad apprezzare la tua esistenza. E tu, sei pronto a seguire questo consiglio? Scrivi nei commenti quali difficoltà stai affrontando e se questo racconto ti è stato di ispirazione. Ti aspetto nel prossimo video. Buddha ti benedice.